Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie per la partecipazione. Avevamo tutti un po' timori visto anche l'orario, invece sono veramente. Bologna fa sempre delle belle, belle sorprese, veramente molto contenta. Allora, io parto con una brevissima premessa proprio per raccontarvi come è nato questo progetto, questa proposta di legge, da cui la prima firmataria è Alessia Mosca, che aveva iniziato, diciamo, l'avventura parlamentare a Roma con me nel 2013, poi sei andata a Bruxelles, però insomma prima che lei andasse a Bruxelles siamo riusciti a depositare questa proposta, che è la prima firma, quindi diciamo la madrina è lei, io l'ho aiutata anche e soprattutto a promuoverla, a raccontarla, perché uno dei problemi spesso che si riscontrano su questi temi è il fatto che facciano un po' fatica ad affermarsi nel dibattito pubblico, che vengano spesso considerate come piccole cose senza grossa importanza, anche se invece magari sono proprio quelle piccole cose che possono rivoluzionare la qualità della vita delle persone che sono coinvolte. Quindi noi, l'idea è nata dalla consapevolezza, prima di tutto, come si diceva prima, di quanto è cambiato il mondo del lavoro, di quanto è cambiata l'esigenza delle persone che lavorano, di quanto sono cambiate le tecnologie, le modalità che ci possono consentire di lavorare meglio. Quindi oggi il lavoro stesso, per sua natura, ci porta molto spesso ad uscire dall'ufficio, per fare incontri, riunioni, per prendere ispirazione, per approfondire. È molto difficile, sono pochi quei lavori in cui davvero oggi si sta tutto il giorno fermi alla scrivania. E quindi c'è proprio un'evoluzione, un cambiamento del lavoro, c'è un'esigenza diversa dei lavoratori che hanno più bisogno anche loro stessi per sentirsi più creativi, per prendere ispirazione, per imparare, per crescere sempre, di muoversi e cambiare postazione. C'è una evoluzione delle tecnologie che oggi ci consentono di lavorare, di fare fasi del lavoro fuori, in luoghi diversi dalla scrivania. A volte ce lo consentono, a volte ci obbligano, nel senso ci sono dei tipi di attività e di cose che proprio non si possono fare fermi ad una scrivania. Quindi questa è stata la prima consapevolezza che ci ha portato a lavorare su questa proposta di legge. La seconda è l'osservazione delle esperienze internazionali, cioè io qua devo fare un atto proprio di umiltà e di sincerità, cioè non è che questa proposta di legge ha scoperto chissà che cosa o si è inventata chissà che cosa, nel senso, anzi, o che ha anticipato periodisticamente chissà che, ha preso atto e ispirazione da cose che in altri paesi esistevano già da molti anni. Io ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti prima di rientrare in Italia e di queste modalità di lavoro si parlava e si praticavano già, io mi ricordo ero là nel 2003-2004, avevo molte amiche e molti amici che già usufruivano di queste forme di lavoro agile, per cui magari lavoravano un giorno alla settimana a casa o da un'altra parte, in altri uffici, gli uffici delle grandi aziende erano già organizzati in maniera completamente diversa, quindi avevano già destrutturato proprio l'ambiente fisico in cui si lavorava per fare spazio a questo tipo di modalità, quindi senza postazioni fisse, in cui uno può ruotare, non c'hai la scrivania tua, ce ne sono varie in comune, poi magari ci sono delle salette per le riunioni, degli spazi per parlare, degli spazi per leggere e stare in silenzio, quindi un'organizzazione più basata sulla funzione, il tipo di lavoro, che non sull'individuo e il suo ufficetto. E mi ricordo all'epoca, già in quegli anni, erano soprattutto le aziende più innovative, più tecnologiche, che facevano ricorso a queste modalità, quindi IBM, Cisco, loro già erano molto avanti con l'adozione di forme di lavoro flessibile, che quindi non obbligavano i lavoratori a stare fermo alla stessa postazione, allo stesso ufficio tutto il giorno, ma fece notizia anche un'azienda più tradizionale come Best Buy. Quindi per chi non conoscesse, che Best Buy è tipo Euronics, insomma, sono, oppure non so, insomma, Unieuro, quindi una grande azienda di retail, quindi non Google o IBM, che non venivano all'epoca associate alla possibilità di utilizzare forme di lavoro così innovative. Invece Best Buy lanciò questa forma di organizzazione del lavoro molto innovativa, che loro chiamavano RO, Results Only Work Environment, cioè un ambiente lavorativo basato esclusivamente sui risultati. Quindi loro dicevano: a noi interessa che
portate a casa dei risultati, se lo fate qui a casa vostra, nello chalet in montagna, nella casetta al mare, non ci fa differenza. E fu veramente un esperimento di grandissimo successo. Uno degli indicatori di maggior successo fu quello della riduzione del turnover. In questi ambienti lavorativi molto duri, molto faticosi, uno dei problemi maggiori negli Stati Uniti è trattenere i lavoratori. Tipicamente stavano lì magari in periodi brevi, un anno, due anni, e poi andavano via, avevano un turnover elevatissimo, e per l'azienda è un problema, perché ogni volta devi fare nuova formazione, nuovi che arrivano, prima che siano produttivi al massimo ci vuole, eccetera. Dopo questa introduzione c'era praticamente azzeramento del turnover in molti dipartimenti, in alcuni incrementi di produttività fino al 35%, ecco perché l'osservatorio del Politecnico di Milano dice che se noi tutte le aziende adottassero forme di smart working avremmo incrementi di produttività in Italia per un valore di 27 miliardi. Perché? Perché guardando le aziende dove si è implementato queste forme di lavoro si è visto che effettivamente ci sono grossi incrementi di produttività, cioè che vuol dire che le persone quando possono lavorare in modo più flessibile, più adeguato alle proprie esigenze, ai propri bisogni, lavorano più contente, sono più produttive e spesso anche più creative. Una delle aziende che è stata, diciamo, pioniere in queste forme di lavoro flessibile è Google, e non lo fece, questa è anche una cosa, non lo fece né per le mamme né per le famiglie, lo fece perché loro pensarono: i nostri lavoratori hanno bisogno di sentirsi liberi e creativi di fare quello che gli pare. Come però noi chiaramente come azienda non è che possiamo avere un'anarchia totale, allora trovarono questo metodo per cui il 20% del lavoro di queste persone, quindi un giorno alla settimana, loro potevano fare quello che gli pareva, lavorare sui loro progetti, quindi era anche oltre lo smart working, quindi non era solo potevano scegliere da dove lavorare o in che orario, ma persino su quali progetti poter lavorare. E in realtà questo si è rivelato una leva di creatività straordinaria, e molti dei progetti che oggi sono i più redditizi di Google, tipo Google Earth, no? Quello che ti fa vedere le strade, che ti fa volare, cioè, sono nati da quel 20% di tempo completamente libero che i lavoratori avevano per fare quello che gli pareva. Quindi c'è un ritorno proprio economico per l'azienda, non solo di soddisfazione e benessere del lavoratore, ma è una classica situazione win-win dove tutti e due vincono. Quindi questa era la seconda osservazione che ci ha portato a spingere per una proposta di legge di questo genere. E la terza osservazione era, come si diceva prima, il fatto che le forme di telelavoro che erano già esistevano, erano previste in Italia, non avevano funzionato. Quindi vedere che quelle forme, diciamo, quella regolamentazione che era prevista nel nostro ordinamento non funzionava, ci ha spinto a pensare a una cosa come lo smart working, che di fatto è molto diversa dal telelavoro. Perché è diversa? Perché il telelavoro di fatto non è che è, come dire, una postazione fissa piazzata a casa e una forma di contratto che irrigidisce molto. E questo è sbagliato, nel senso, prima di tutto era una forma piuttosto onerosa anche per l'azienda, era molto rigida, solo spostava la postazione di lavoro e isolava anche il lavoratore. Il punto qui non è la differenza, lo smart working non è che tu fai lavorare la persona da casa, no, tu gli dai una libertà e una flessibilità di lavorare da dove gli pare. Ci sono aziende che usano smart working per lavorare dentro l'azienda, ma magari in un'altra filiale, perché magari un'azienda può avere vari uffici, ci può essere l'headquarter più lontano, ma ci possono essere ufficetti più vicini e dove la persona, il lavoratore risiede, e uno dice: guarda, io un giorno, due giorni alla settimana vengo alla casa madre, gli altri giorni lavoro da quell'ufficio più vicino. Quindi è un'estrema flessibilità. Quindi questo, lo smart working non è un contratto di lavoro, una postazione di lavoro, è uno strumento in mano ai datori di lavoro e ai lavoratori che insieme decidono come organizzare il lavoro nel modo migliore per tutti e due, senza quindi emarginare il lavoratore. Non è che il lavoratore dalla sera alla mattina non va più in azienda e sta a casa, no, perché anche questo poi è un problema, anche questo può alla fine rivelarsi in realtà quasi un danno per il lavoratore che ne beneficia, cioè apparentemente è un vantaggio, poi si può rivelare un po' anche pericoloso, perché si sa che comunque il lavoro di oggi, per quanto tecnologie, ci sono alcune cose che un po' bisogna esserci, alcune riunioni che devi fare
così con la presenza fisica. Quindi lo smart working introduce un'estrema flessibilità, uno strumento in mano alle aziende e ai lavoratori che può essere molto malleabile. Da questo punto di vista devo essere sincera, forse cioè, non è che c'era bisogno neanche di una legge, parliamoci chiaro, ci sono aziende che già lo facevano, laddove si riusciva a trovare un accordo tra azienda, lavoratori e sindacati, rappresentanze sindacali, questi esperimenti erano già in qualche modo realtà. Quello che però la proposta di legge fa è prima di tutto dare una cornice e dei riferimenti utili per tutte le aziende, anche quelle più piccole che magari prima non avevano questo tipo di riferimenti, e dare anche una visibilità a un tema che fino ad oggi ne aveva poca. Quindi noi abbiamo visto per esempio che da quando abbiamo iniziato a parlare di questo tema, a portarlo nei giornali, a portarlo nei dibattiti, a portarlo in televisione, sono molto aumentate le aziende che autonomamente hanno deciso di fare queste sperimentazioni. Proprio oggi su Affari e Finanza di Repubblica, se qualcuno l'ha visto, c'era un bell'articolo che ha visto come per esempio dal 2010 solo il 2% delle grandi aziende aveva avviato dei progetti di smart working. L'anno scorso, nel 2014, il 32% delle grandi aziende aveva avviato. Quindi questo è anche un po' il segnale che a volte delle iniziative di legge servono anche a questo, a far conoscere, a sensibilizzare, a creare delle condizioni, a fare dibattito e a stimolare le aziende ad adottare degli strumenti. Qual è adesso l'iter, anche per darvi un po' di aggiornamento, no? Dici, a che punto siamo? Perché lo sappiamo sempre, si fa la legge, poi si mette lì. Allora, il disegno di legge di natura parlamentare, quello diciamo nostro, è alla Camera, è iniziato la discussione nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e la stiamo discutendo. Però cos'è accaduto? Che anche in virtù di tutto questo dibattito e dell'importanza del tema per vari aspetti, il governo l'ha fatta propria e ha scopiazzato, ma in maniera molto positiva, nel senso noi siamo felicissimi, l'abbiamo molto stimolato, ha preso delle parti di questo disegno di legge e l'ha messo in un suo disegno di legge delega del governo che è uscito, approvato dal Consiglio dei Ministri a gennaio e che oggi è al Senato. Quindi il Senato sta approvando, sta discutendo su questo disegno di legge delega che contiene sia delle norme sul lavoro autonomo che delle norme su questo lavoro agile. Quindi l'iter adesso è così, si sta discutendo al Senato, una volta che sarà approvata al Senato verrà alla Camera e poi il governo avrà la delega per fare il decreto attuativo, quindi ancora c'è un po' di tempo, però ecco, sicuramente avendo il governo preso un'iniziativa molto forte ha accorciato i tempi rispetto ad un iter parlamentare più tradizionale, quindi l'intervento del governo ci aiuterà ad accelerare molto e comunque dà anche un bel segnale di attenzione verso quello che è appunto, dico che non è solo in Italia, sicuramente questo avrà una valenza importante anche per le donne, perché per una donna, soprattutto in contesti dove magari c'è carenza di servizi, la possibilità di gestire l'orario, eccetera. Però questo non è solo uno strumento per le donne, è uno strumento per cambiare cultura nel mondo del lavoro, è uno strumento per cambiare il metodo di valutazione dei lavoratori, per smetterla con questa cultura tremenda per cui tu lavori se stai lì 15 ore al giorno e chiudato la sedia ti fai vedere dal tuo datore di lavoro che non ti muovi e sei fedele all'azienda. Non è così che si costruisce la fiducia dei lavoratori, il loro attaccamento, ma è riuscendo a dare fiducia, a dare spazio, a dare possibilità di realizzarsi in molti modi. Quindi questo chiaramente sarà il grande passo, il grande cambiamento culturale che dovrà accompagnare sia questa legge che questa forma di lavoro, dovrà cambiare la cultura dei manager, la cultura degli imprenditori, la cultura degli stessi lavoratori. Devo dire che gli esperimenti che sono stati fatti fino ad oggi in tutte le aziende mostrano una grande maturità. Lo smart working è un'evoluzione di grande maturità del mondo del lavoro. Si vede come i lavoratori non se ne approfittano minimamente, nemmeno quando il giorno di lavoro libero viene messo al lunedì o al venerdì, quindi i lavoratori
non lo prendono come un giorno mascherato di ferie, ma lavorano, si impegnano molto spesso, il tempo che risparmiano nel commuting per andare al lavoro viene reinvestito persino in lavoro, quindi insomma anche... Ed è davvero un modo che aiuterà, a mio avviso, a cambiare l'organizzazione del lavoro, delle aziende e anche delle famiglie. Spero di non aver rubato troppo tempo, possiamo poi eventualmente fare... Ma ringrazio molto l'onorevole Tinari anche per aver accettato il nostro invito in questo confronto e poi... tutti gli autori saranno disponibili a delle domande, a degli interventi proprio per affrontare alcuni degli spunti, cioè all'ordine del giorno. Tra l'altro una cosa che mi ha colpito molto di questo disegno di legge è anche il fatto che ci sia stata una trasversalità politica delle donne che l'hanno firmato, e questo ci porta anche a dire che quando la politica affronta i temi, quando il legislatore affronta dei temi che impattano la vita quotidiana delle persone, non ci sono solo delle differenze epidemiologiche, ma si arriva poi a lavorare insieme per fare una proposta che possa essere condivisa. Certo. Scusate, una cosa che mi sono dimenticata: gli esperimenti che sono stati fatti nelle grandi aziende ci danno anche un dato molto interessante, che questa misura per chi la fa viene utilizzata tantissimo dagli uomini. E questo proprio perché ha questa caratteristica di flessibilità, di non segregazione o discriminazione, che aiuta molto e quindi viene vista come un modo per lavorare meglio ed è, diciamo, condivisa tra uomini e donne. Quindi secondo me questo aiuterà anche in una equa ripartizione, in un coinvolgimento degli uomini anche nella vita familiare o in una migliore organizzazione familiare. Quindi lo trovo molto interessante anche da questo punto di vista. Assolutamente.